Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplificate al pianoforte. Oggi siamo in compagnia di una bellissima bambina. Ragazzina, Michela. Michela, perché Michela. Ragazzina? Perché ormai tu hai quanti anni? 9. Ah, 9 anni, quindi ragazzi, ma quasi 10. Ne faccio 10, quasi 10, tra pochi giorni. Ah, quindi 10 anni, quindi una ragazza fatta proprio grande. Ok, e la canzone di oggi di chi è? Di Ariete. Che si chiama? Ariam. No, come si chiama Ariete? La canzone. Mille guerre. Dopo la sigla. Canta, 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 cantare in libertà. Bene ragazzi, questa canzone originale è in fa diesis maggiore, ma per semplificare la faremo mezzo tono più alta, quindi in sol maggiore. E gli accordi sono sol maggiore, quindi sol, si, re. Poi avremo do maggiore, che tutti conosciamo, andiamo indietro, do, mi, sol. Poi accanto mi minore, mi, sol, si, ed infine il re maggiore sempre, mi, re, fa diesis, la. La canzone fa 2 giri iniziali e poi comincia. Arrivato a questo punto c'è la parte del ritornello dove troveremo un nuovo accordo, quindi anziché fare sol, do, mi e re, al posto del do avremo il la minore, quindi accanto al sol troviamo la, do, mi, che forma il la minore, e quindi il ritornello sarà così. E ti odio se mi fai quell'aria scontrosa, perché fare mille guerre per ogni cosa per te. La canzone finisce in sol, poi ci sarà ancora strofa, ritornello, ma gli accordi resteranno sempre gli stessi. Bene, come abbiamo visto, anche questa è una canzone abbastanza semplice da suonare al pianoforte. Io ringrazio Michela. E di che? Grazie a te. Per averci aiutato. E poi quando vuoi venici a trovare. Tu è la prima volta che fai questo video con me, in questo canale. C'è. Cantare in libertà. Quindi la ospiteremo altre volte, che ne dite? Bella storia. Sì. Vi ricordo come sempre di iscrivervi su questo canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella, così ogni qualvolta che esce un video nuovo arriva una notifica, e quindi si può guardare subito il video. Sì. Inoltre, se voleste accompagnarvi anche utilizzando la mano sinistra, c'è un video che ho realizzato che vi lascerò come link in descrizione. Quindi andatelo a guardare se voleste accompagnarvi anche con la mano sinistra. Ok? Ciao a tutti! Ciao!